Bentornato a questo secondo video tutorial su Navidente. Nel primo video ha imparato a importare le immagini DICOM utilizzando i tasti import e data, e ha anche visto, nel momento stesso che le immagini venivano caricate, l'interfaccia dei quattro quadranti bidimensionali del quadrante tridimensionale. Abbiamo detto che quando i dati vengono caricati, il software automaticamente fa due cose. Innanzitutto, la prima cosa importante è quella di matchare il marker radiopaco con i dati del paziente. Quindi rileva il marker radiopaco e lo registra. Questa operazione viene fatta automaticamente dal software. Questa operazione è molto importante perché su questi dati, quindi sui dati del marker radiopaco, che appunto tecnicamente prende il nome di fiduciario, questi dati poi verranno matchati con i dati del paziente. Quindi le immagini DICOM verranno matchate con i dati del paziente rilevati dalla telecamera del Navident. Quindi l'operazione di registrazione del marker radiopaco extraorale è un'operazione molto importante che viene fatta automaticamente dalla Navident, ma che può essere eventualmente ricontrollata, e vedremo anche come, direttamente dall'operatore. Così come può essere ricontrollato, e vedremo appunto come in questo video, la curva panoramica. Allora, iniziamo appunto con il tasto di re-register, appunto, che è il tasto di riregistrazione del marker radiopaco, appunto, del fiduciario. Come vedete, questa operazione non mi viene in qualche modo suggerita dal software, perché il software l'ha fatta automaticamente. Ho la possibilità di andare a controllarla, eventualmente, giusto per spiegarvi un attimo la logica di questa registrazione. Io navigo appunto direttamente nelle immagini assiali, e vedete che il fiduciario ha all'interno un'immagine in alluminio e un'immagine angolata. Vedete, queste immagini rappresentano appunto l'anima di alluminio del marker radiopaco. Affinché questo fiduciario possa essere registrato, abbiamo bisogno di almeno due angoli visibili, in modo tale che questi due angoli vengano in qualche modo rilevati e registrati dal software. Come vedete, in questo caso siamo in grado di visualizzare molto di più i due angoli, quindi l'operazione di registrazione non è quindi necessaria. Laddove invece avessimo un'immagine comunque limitata a due angoli, tre angoli, volessimo comunque manualmente arrivare a registrare il marchio radio K, Paco, non facciamo altro, vedete, compare questa circonferenza di colore verde, andiamo a identificare l'immagine dell'assiale dove abbiamo la visione più nitida del fiduciario, e andiamo in qualche modo a disegnarla attraverso questo cerchio verde. A questo punto diamo l'ok, e ancora una volta l'operazione viene fatta dal software, che ci presenta a questo punto il fiduciario e ci chiede appunto di arrivare a sovrapporre il fiduciario sulle immagini della DICOM. Questa operazione la possiamo svolgere molto semplicemente: basta che con il cursore mi posiziono su questa immagine tratteggiata gialla, e in questo modo ho la possibilità, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, di sovrapporre l'immagine al dato DICOM, andando a fare poi i movimenti fini di rotazione attraverso questi due pulsanti. In questo caso voglio spostare leggermente più a destra, e quindi posso praticamente andare a ruotare o a sinistra o a destra, a seconda della mia esigenza, l'immagine, poi andandola in qualche modo a centrare nel modo che ritengo più verosimile
rispetto all'immagine sottostante. Quando sono convinto che l'immagine che ho centrato sia corretta, e ancora una volta non è necessario farla precisa al millimetro, perché il software ha un algoritmo per cui ottimizza questa sovrapposizione, io ho la possibilità di schiacciare il tasto done, quindi fatto, e a questo punto il sistema, l'algoritmo, fa la verifica di registrazione, e nel momento stesso che mi presenta l'immagine, vedete, l'immagine è un'immagine di allineamento, questa è l'immagine al top, quindi l'immagine del paziente, lo vedete, vedo la testa, quindi un'immagine dall'alto, e questa è un'immagine frontale e laterale di questo fiduciario. Verifico che i dati sono corretti, secondo appunto l'operazione che ho fatto io, quindi do la verifica schiacciando il pulsante verified, quindi a questo punto il dato di riregistrazione manuale è stato imputato. Ripeto, non è necessario effettuare una riregistrazione, perché la registrazione viene fatta automaticamente dal software, laddove ci fossero dei problemi e il software stesso che ci comunica di aver incontrato un problema e quindi ci chiede di intervenire manualmente attraverso una riregistrazione. L'altra cosa che abbiamo detto è che quando noi andiamo a caricare i dati, il software automaticamente ci presenta la curva panoramica. Come vedete, questa è la curva panoramica, noi abbiamo la possibilità di andarla a modificare in modo molto semplice. Io posso cliccare su uno di questi punti e posso andarlo a spostare tenendo ancora una volta il tasto sinistro del mouse cliccato, e quindi andando a spostare, o posso andare appunto a cancellare la curva. In che modo? Cliccando sul punto, a questo punto con il tasto destro vado a cancellare, quindi clicco per mettere in evidenza il punto, col tasto destro cancello il punto stesso. In questo modo ho l'opportunità di andare a cancellare interamente la curva panoramica, mi posiziono su una porzione di osso spongioso, quindi tra le due corticali della mandibola, e in questo modo, vedete, mi compare una freccia con una matita. Io ho la possibilità di andare a questo punto a disegnare la mia curva panoramica. Cliccherò una volta con il mouse, quando sono arrivato dove voglio arrivare clicco due volte, e a questo punto ho la mia curva panoramica disegnata. Cliccherò il tasto done, quindi fatto, a significare che la mia curva panoramica, secondo la modalità che ritengo per me più utile e più congrua possibile, è in qualche modo stata disegnata. Ripeto, ancora una volta, il software Navident, per quanto riguarda la registrazione del fiduciario e per quanto riguarda il disegno della curva panoramica, già mi presenta la soluzione. Io ho la possibilità, come abbiamo visto in questo video, di poterla andare a controllare, volendo a cancellare, e quindi a poter ridisegnare. Grazie per la tua attenzione, perché a questo punto abbiamo finito il secondo video tutorial legato a Navident. Grazie.